Ho sentito voci, Genova. voci, non lo so se è vero, che si starebbe dimettendo anche Otello Carni. Non lo so, voci, no, non lo so. E in più il comitato di sorveglianza di BCS, che doveva sapere se questo bonifico era, è sparito. Sembra che dia le dimissioni, non le dà, sono spariti. Il comitato di sorveglianza, lo dice la parola stessa, deve sorvegliare. Perché io nell'esposto ho messo anche i nomi di persone che hanno chiesto prima del blocco, quindi in data, per esempio uno qui, bloccati, signor Londei, bloccato bonifico richiesto il 26-10. A lui gliel'hanno bloccato. E Banca Quindi, Centrale che cosa aveva detto relativamente a questo bonifico? Che loro avevano autorizzato oppure che solamente i commissari avevano autorizzato? non hanno detto niente. Vi è stata nell'interpellanza che ha fatto il consigliere Alessandro Mancini, e qui l'ho letto quello che ha risposto prima Valentini, ha detto solo che è stato colpa di... Basta. Ma che l'ha detto? Spiegazioni, la richiesta spieghi in audio, no, non c'è scritto di che, magari, così l'azione è stata aperta, in seguito dai commissari, i commissari non possono farlo. Ma hai detto così, quindi, che i commissari di loro spontanea volontà hanno autorizzato questo bonifico? Ma di fatto, non so cosa ha detto lui, ma di fatto lui scrive, ha detto Lo così, dico, ha sono dei detto commissari. l'azione è stata perfezionata in seguito ai, fra l'altro, la risposta soddisfa. Le risposte soddisfano il consigliere Alessandro Mancini, firmatario, che comunque chiede che sia messo a verbale che quel bonifico è stato autorizzato solo ed esclusivamente dai due commissari straordinari di BCS. A Ma sembra verbale non c'è. dal documento di oggi pubblicato da Tribune che non sia così, che addirittura sia stato autorizzato da Banca Centrale. Dall'organo di vigilanza, no? Da quel Ah, un'altra documento, cosa. poi bisogna vedere se è vero quel documento, logicamente, voglio dire. Questo sarà il tribunale, non sta a Già, me. già. Comunque, i documenti ci sono e usciranno. Un'ultima cosa, proprio a proposito di lei, non sta lei, ma lei oggi parla con Paolo Di